Settimana surreale per il calcio neroverde che cerca di fugare dubbi e smarrimento, così come per tutta l'umanità, turbata dalla sconvolgente violenza consumata a Parigi e rivissuta in raccoglimento anche nello stadio Angelini, che ospita il derby abruzzese Chieti Giulianova, senza la presenza della tifoseria organizzata giugliese, in quanto la partita è considerata a rischio dall'osservatorio prefettizio. Per la squadra teatina la sveglia suona soprattutto sul terreno di gioco ed il senso dell'orgoglio si materializza con la prima vera incursione dei teatini. Ottavo, la difesa giallorossa balbetta nell'anticipare i movimenti offensivi e Bocchino sigla il vantaggio malgrado l'intervento intuitivo dell'estremo giugliese Ursini. La rabbia del Chieti cresce, per il Giulianova è arduo arginare l'irruenza dei padroni di casa, che con Scinto al 14° colpiscono il palo e al 26° Dos Santos è bravo a girare di testa un suggerimento di Gomis, superlativo e Ursini che evita la seconda rete. Gli ospiti evidenziano una precarietà organizzativa del gioco che favorisce il possesso palla dei teatini che per 30 minuti non rischiano nulla, ma si ritrovano in 10 per l'espulsione di Gallo, reo, a giudizio dell'arbitro Rossetti, di aver colpito con un calcio a gioco fermo la gamba dell'avversario. Nella ripresa gli allenatori operano una sostituzione per parte, Cresto per Bocchino e Di Stefano per Silvestri. Il primo ad affacciarsi in area è il Chieti con Scintu, poco abile nel finalizzare, e con Dos Santos in azione fulminea di contropiede a dilapidare la seconda rete del vantaggio. Si scuote come può la squadra giallorossa, che trova in velocità la possibilità di infilare la difesa neroverde con Giampaolo, titubante in fase risolutiva. Giorgini distinto conferisce forze nuove al suo gruppo, al decimo fuori l'ottimo Cerasi, dentro Nannarone, a seguire Mastrilli per Marzucco. Al 16° Ronci richiama il generoso Gomis ed opta per l'impiego dell'esperto Di Nardo. L'eccessiva generosità difensiva dei giugliesi origina notevoli spazi utili e aggredibili. Dos Santos al 24° dopo aver eluso tre avversari cerca il raddoppio evitato ancora da Ursini. Al 32° il Giulianova prova ad infierire con un calcio di punizione dialogato. Gasparotto non sorprende più di tanto. Passano 3 minuti e Ronci richiama Massimo, che cede il posto a Varone per conferire più attendibilità al centrocampo teatino, che si avvale dei disimpegni ordinati di Cresto. Prima dei 4 minuti di recupero, Giampaolo tenta il colpo gobbo, senza esito favorevole, che invece riesce al Chieti con Varone, in tipica azione di contropiede. 2-0 con la tifoseria locale che non ha abdicato al proprio ruolo del 12° in campo. La passione ed il cuore non si possono fermare, anche in questa tradizionale domenica di calcio, dove tutti, attori e spettatori, dentro e fuori dal recinto di gioco, sono impegnati nella ricerca del buon senso. Ora, padron Pomponi con la dolce figliuola, sì. Quindi è un'immagine serena. Sì. Nel gruppo teatino la serenità c'è sempre stata, penso che oggi si rafforza la fiducia nei mezzi. Ma no, ma noi siamo sicuri dei nostri mezzi sempre, il problema era che i ragazzi dovevano capirlo bene i ragazzi. E oggi sono stati dal primo all'ultimo, a differenza di domenica passata, sono stati tutti quanti bravissimi. La cosa principale di questa settimana un po' particolare è stato il fatto che loro hanno capito perfettamente ciò che cercava la società e le risposte ce l'hanno date oggi sul campo. Non era facile perché abbiamo passato una settimana durissima, tostissima, ce la siamo cercata noi e l'abbiamo fatta con professionalità ed è servito sicuramente a ricompattare un attimo questa squadra, è servito un attimino nella difficoltà ad unirci ancora di più. Queste partite, se non le affronti con la cattiveria giusta, le pareggi. Se era il Chieti di Senia, oggi perdeva 3-1, questo è poco ma sicuro. Invece oggi la squadra finalmente ha dato tutto quello che poteva dare. L'unica cosa che mi dà fastidio di questa squadra è spesso la presunzione di certi ragazzi, che invece di giocare a calcio, secondo me, converrebbe di cambiare mestiere. Sicuramente dobbiamo rinforzare con 6-7 giocatori, perché qua non è questione di uno o due. E la cosa più che dà fastidio, io alleno da tanti anni, che non ci si mette il cuore. E allora mi dà fastidio questo fatto qua. C'è solo presunzione e basta.